appena iniziato il match tra Cadreghe e Stocazzo, prima giornata di Serie C Summer. La squadra di Capitan Sorbo sfiderà la squadra di Capitan De Luca, due vecchie conoscenze del torneo San Nazaro che si affronteranno oggi. Vedremo se daranno spettacolo. Qui subito i Mazzio, recupera palla, calcia sul fondo. De Luca si disimpegna in qualche modo, palla che rimane lì, Mazio ancora, Mazio che mette clamorosamente sul fondo, ghiottissima occasione per gli Stocco. E là il filtrante, De Luca, ma ancora De Luca sul tentativo di Sorbo, si supera. De Luca regala ai Mazio, che a porta vuota però se lo divora. Che occasione buttata dagli Stocazzo, un giovane fingue. E alla fine il mago rientra sul mancino, non perdona, batte De Luca per la rete dell'1-0, vantaggio Stocco. E alla fine Imazio col mancino la mette lì dove De Luca non può arrivare, risolvendo un flipper impazzito. Alla fine la palla va in rete, 2-0 Stocco. Minopoli! Palla alta, si chiude qui. Il primo tempo punteggio 2-0 per gli Stocco. Ma le Cadreghe sono vive, vedremo se nel secondo tempo riusciranno a trovare la via della rete. Ricomincia il match tra Stocazzo e Cadreghe. Subito un'occasione per Sorbo. Punteggio di 2-0 per gli Stocco. Vedremo se le Cadreghe riusciranno ad avere una reazione d'orgoglio in questo secondo tempo. Che la palla rimane lì, Minopoli! Se lo divora tu per tu con Anastasio. La palla va sul fondo, ghiottissima occasione per le Cadreghe che stanno aumentando il pressing in maniera molto pericolosa. La porta, Minopoli. Calcia! Impegnando seriamente Anastasio, che si produce in un'ottima respinta. Sorbo calcia! E arriva puntuale la... gol, quindi. Palla dentro alla fine di Sorbo. Portiere sorpreso da una deviazione. E alla fine 3-0. Doppietta di Sorbo. Il video. Sorbo aggancia! Magicamente, e poi con lo scavetto supera De Luca ed è triple. Il video. Sorbo aggancia. Imazio! Scaraventa il destro. Palla che va di poco al lato. Va Vestri col mancino. C'è gli Stocco tutti sbilanciati. C'è Sorbo e poi il mago non perdona. Sono 5. Mignetta, grandissimo stop. Minopoli a chiudere l'1-2. Mignetta calcia Anastasio con una mano, si rifugia in corner. Il numero del mago che accelera, ne semina un altro, rientra ancora Sorbo. Li salta tutti e sono 5 per lui. Si chiude qui il match, sono 6 per gli Stocazzo, cinquina del mago, irresistibile questo oggi, non ha potuto niente le Cadreghe. Siamo qui con Sorbo, ad ora di ben 5 reti nel match tra Stocazzo e Cadreghe, prima giornata di Serie C. Bella partita, avete dominato in lungo e largo, il risultato ne è testimone. Allora raccontaci un po' la tua partita, la partita della squadra. No, è stata una partita che sulla carta sicuramente ci vedeva favoriti, infatti il risultato finale può ben testimoniare questo. Siamo partiti a rilento, primo tempo è finito 2-0, poi nel secondo tempo abbiamo giocato un pochino meglio, abbiamo capito gli automatismi e siamo andati più spesso al gol e mo cerchiamo di proseguire su questa strada. La domanda è più che retorica, obiettivi? Obiettivo ovviamente cercare di vincere il torneo, personale sempre il capocannone come al solito. E poi voglio anche sottolineare l'imbattuto del nostro portiere che comunque ha debuttato con noi e si è comportato bene. Più uno per lui al Fanta Torneo San Nazaro. Allora in bocca al lupo per tutto, grazie. Complimenti. Grazie.